perché le potenzialità che si hanno in una società come questa, dove esiste la consapevolezza da parte di chi studia in profondità come funziona la dittatura della borghesia, capisce che negli stati borghesi esiste praticamente un doppio stato, no? Esiste una società che si muove in parallelo, che porta avanti quel piano generale, diciamo, della borghesia, che poi si traduce, che in politica estera si vedono i cosiddetti, li chiamano i paesi del blocco occidentale, no? Che fanno tutti la stessa politica, no? Riguardo il mondo del lavoro, riguardo i diritti, riguardo anche le libertà individuali, no? C'è una pianificazione su come bisogna essere, no? A tutti i livelli, a livello culturale, a livello economico. No? Perché. E questa cosa, no? Questa pianificazione, appunto, i comunisti, scusate, prendo un attimo il testo, lo potete leggere anche in italiano? Allora, dice Engels. L'ironia della storia mondiale capovolge ogni cosa. Noi, i rivoluzionari, i sovversivi, noi caviamo ben maggior profitto dai mezzi legali che dagli illegali e dalle vie di fatto. I partiti dell'ordine, come essi si chiamano, trovano il loro abisso in quello stesso ordinamento legale che si sono dati. Ridotti alla disperazione, gridano con Odilon Barrault: la legalité nous tue. La legalità è la nostra morte, la legalità che invece a noi tende i muscoli e ravviva il sangue, quasi promettitrice di vita eterna. E se noi non commetteremo l'insigne follia di lasciarci trascinare in una guerra nelle strade per dar loro piacere, non rimarrà ad essi da ultimo che spezzare con le proprie mani questa legalità loro così fatale. No? È chiarissimo, lucidissimo, no? Questo, diciamo, questo pezzo, no? Dici, dove dimostra come appunto la nostra politica deve essere quella appunto che combatte l'illegalità che sta nello stato parallelo. Noi facciamo tesoro, no? Anche della rivoluzione francese, ad esempio, che enuncia dei principi, no? La fratellanza, l'eguaglianza e la libertà. Che cosa succede? Che i primi due in parte ci sono, no? Noi siamo qui riuniti, no? C'è una certa libertà di espressione, no? È bella la possibilità di riunirsi. Abbiamo ottenuto un'idea di fratellanza, no? dentro il fatto che ci riconosciamo dentro lo Stato italiano, no? Cioè, così i francesi nel loro Stato. Adesso poi c'è questo tentativo di creare questa fratellanza tra tutti gli europei, no? Però l'eguaglianza non c'è in nessuno Stato occidentale, no? L'eguaglianza significa appunto dare a tutti le pari opportunità, ma nel modo concreto. Quindi significa che, ad esempio, la mia ora di lavoro vale quanto quella di un altro, non che la mia ora di lavoro vale, no, 35.000 volte di meno di quella di Marchionne, no? Che appunto c'è, capito? Perché all'interno poi della struttura produttiva si creano questi divari, no? Nelle società, dove appunto quella ricchezza accumulata da questa differenza del valore dell'ora di lavoro permette di avere lì a certi soggetti cifre, no? Soldi in quantità tale da creare tranquillamente processi di corruzione, perché ne ha i mezzi. Se avesse la mia stessa quota economica, oppure anche differenziata, ma dentro l'ottica, ad esempio, se uno fa 15 ore di lavoro, io ne faccio 10, giustamente questo qui ha diritto, quelle 5 ore in più, acquisire bene i servizi che sono funzionali alla fatica, recuperare quella fatica. Però quelle 5 ore di diversità, cioè quelle 5 ore di beni e servizi prodotti, non formano l'accumulazione che può determinare corruzione, perché mica si compra due frigoriferi, mica si compra, cioè cosa te ne fai? Viene lì,
cosa fa? Ti dà un chilo di pane in più? Ma io il pane riesco a prenderlo tutti i giorni per quello che mi serve, perché le cose fondamentali ci sono per tutti. Quindi si rompe quella catena che gli stati borghesi non riescono a combattere, perché non possono, perché è strutturale, che il sistema criminale che in essa è contenuto, no? Quindi il problema è che il sistema capitalistico è oggettivamente diciamo basato sulla criminalità, perché se ruba sul lavoro vivo dei lavoratori il plusvalore, no? Come dice Marx, no? nelle sue tesi, ovviamente tutta la sua visione del mondo è basata sul crimine. Non può, che cosa fa? La violenza. Sì, è chiaro che il crimine poi fa il paio con la violenza, no? Poi anche l'intimidazione. Noi abbiamo anche la Costituzione che ci può difendere. Noi il 4 dicembre dobbiamo ricordarci che abbiamo, dopo 12 mesi, noi possiamo anche riprogrammare qualcosa. Noi abbiamo lo spunto di poter andare avanti. È una vittoria partigiana. L'abbiamo concordata con altre forze, però il Partito Comunista c'era, ha dettato le leggi. E quindi bisogna perseguire, perché l'articolo 4, l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 1, 36, 37, 38, 41, 42, sono articoli, tutti sono conseguenziali, però sono importantissimi. Questi non sanno come tirarci via. Ci hanno provato, gli andrà sempre male, però bisogna lavorare sul territorio, è qua che bisogna lavorarci forte. Allora, io volevo finire il discorso dicendo, quelle cose che sono state lette qui, perché poi c'è il manifesto, poi si compone di una parte, no, che qui hanno aggiunto, che è il programma, no, economico e sociale dei comunisti, che ha fatto appunti, no? E guarda caso, uno dei punti fondamentali del programma dei comunisti è come elemento di battaglia, di fase storica, no? Perché appunto bisogna sempre contestualizzare le cose, e il fatto di avere una tassazione, no? Progressiva. Torelli. Cazzo, no? Questa cosa, no? Dove la trovi anche questa cosa qui? La trovi sempre nella nostra Costituzione. Articolo 53. No? Esatto, no? Allora, dice, imposta fortemente progressiva, abolizione del diritto di successione, parla, no? Confisca della proprietà di tutti gli immigrati e ribelli, accentramento del credito in mano allo Stato mediante una banca nazionale con capitale dello Stato e monopolio esclusivo, accentramento di tutti i mezzi di trasporto in mano allo Stato, moltiplicazione delle fabbriche nazionali, degli strumenti di produzione, dissolvimento e miglioramento dei terreni, secondo un piano collettivo, eguale obbligo di lavoro per tutti, costituzione di eserciti industriali, specialmente per l'agricoltura, quindi una cura particolare per il settore agricolo, l'unica cosa che non si fa oggi, no? Perché oggi si depredano i territori, no? Unificazione dell'esercizio dell'agricoltura e dell'industria, quindi fa smettere la contraddizione tra città e campagna, quindi creare un sistema molto più armonico, misure atte a eliminare gradualmente l'antagonismo fra città e campagna, istruzione pubblica e gratuita di tutti i fanciulli, eliminazione del lavoro dei fanciulli nelle fabbriche nella sua forma attuale, combinazione dell'istruzione con la produzione materiale e così via. Allora, quante di queste cose, no, poi sono state messe in Costituzione nel nostro paese? È un casino, no? Allora, uno dice, la forza di questo testo e la sua, no, attualità, no, è nelle cose concrete che viviamo oggi. E difatti quelle cose che ci vogliono togliere sono appunto le conquiste che sono state fatte con quella parziale attuazione della Costituzione. Senza ombra di dubbio. Che bisogna, secondo me, continuare, e quindi si ritorna allo spirito originario del manifesto, no, alla sua esatta comprensione, e quindi riaprire un fronte di lotta per, in tutti i settori della società, no? Perché questa cosa deve vedere in primo luogo i posti di lavoro, perché qui si parla appunto della messa in discussione dell'estrazione di plusvalore, del fatto che anche giuridicamente bisogna mettere in discussione. La nostra Costituzione dice che se il capitalista
non svolge, i capitalisti non svolgono la loro funzione sociale, no? Giustamente si può requisire l'azienda, no? E darla in mano in cooperativa al mondo del lavoro. Dice, quando sono queste cose. Capito? Allora, queste cose qui devono essere sempre di più terreno di battaglia politica, perché oggi, nella fase della crisi del sistema capitalistico, può essere una risposta in avanti e positiva verso quella società a cui noi miriamo, no? E auspichiamo che la società socialista e il comunismo. Appunto, degli intellettuali. Generalmente intesi nei vari ambiti all'interno della società capitalistica, che appunto sono questo soggetto sociale, questo tipo sociale, diciamo, è determinante per il mantenimento, ecco, dello status quo. E hanno una responsabilità, questo è bene dirlo, hanno una responsabilità nei vari settori di continuazione del modello capitalistico di mercato, di produzione e di consumo. Tornando a Gramsci, si può dire appunto che, facendo anche un'analisi di quello che è oggi, diciamo, il sistema informativo, la produzione letteraria, la produzione culturale, quella che si chiama Marcuse chiamava l'industria culturale, si può vedere che c'è una totale, dagli anni 80 maggiormente fino ad oggi, una totale egemonia vera e propria della borghesia sulla cultura, sulla narrazione, che poi appunto è l'elemento fondamentale della narrazione contrapposta alla verità che Marx, che Gramsci riportava all'interno della sua produzione teorica, che appunto diceva che la verità è sempre rivoluzionaria, aveva un senso appunto, e ha ancora un senso, perché appunto la borghesia mistifica la realtà. Mistifica totalmente la realtà attraverso appunto coloro che sono, io a mio avviso, i principali responsabili di questa illusione che viene data dal sistema di mercato, che sono gli intellettuali, ma nella loro più ampia concezione, nel senso, dai giornalisti agli scrittori, agli attori di teatro, delle sitcom, addirittura io arrivo a dire, addirittura oggi con i nuovi mezzi di comunicazione, agli youtuber, al fenomeno degli youtuber, delle youtuber, delle fashion blogger, cioè è una, appunto, una diffusione di una cultura, di una sottocultura di massa che appunto stimola il meccanismo di produzione. E dobbiamo stare molto attenti, perché i messaggi che veicola, tra virgolette, culturale, l'industria culturale in tutti i suoi campi, è un messaggio che porta a elementi di aggressività, che porta elementi di aggressività, di individualismo, di competizione anche in maniera subliminale, che poi va a sfociare nel risorgere, possiamo dire benissimo, di una cultura, di formazioni politiche e di un consenso poi alle formazioni politiche dell'estrema destra fascista. E il tutto diciamo è ovviamente in funzione anticomunista e in funzione anti-operaia e soprattutto elitaria e classista, diciamo. Per arrivare al punto del discorso, perché parlo degli intellettuali? Perché penso che la grave pecca della sinistra odierna, se si può parlare di sinistra poi alla fine, insomma, la sinistra è un termine che dobbiamo amare. Sinistra.
Sì, sinistra, insomma, dobbiamo anche un po' capire che cosa vuol dire sinistra, ecco, oggi. Con il senso vero della sinistra, la sinistra, ecco. Dovrebbe fare quello che stiamo facendo noi, cioè ricostruire il partito. Ecco, proprio lo dico in questi termini così, diciamo, intellettuale espliciti. Il partito come intellettuale collettivo, che anche le forze comuniste in questi anni non hanno, concetto che non hanno più ripreso, per proprio fare fronte a questa aggressione esplicita e implicita della società borghese, perché appunto il ruolo del partito fondamentale è quello di appunto educare, come diceva Togliatti, educare le masse a comprendere, ecco, i rapporti di produzione, la realtà vera dei rapporti di produzione e del funzionamento del sistema capitalistico, e prendere coscienza e appunto disvelare la mistificazione della borghesia, che si fa realtà immanente, diciamo così, e ottunde, perché va poi a ottundere le menti e a far degradare i rapporti umani. E poi anche l'elemento psicologico, l'elemento emotivo, che questi sono veramente spietati, perché vanno a colpire anche l'aspetto più profondo dell'animo umano, l'aspetto più intimo, ecco. E quindi il ruolo del partito, perché Marx appunto parla di partito comunista, non di rifondazione di un qualcosa che è morto, ecco, il partito, perché il partito è la struttura fondamentale della futura società che noi vorremmo costruire, partendo dal partito, partendo da come si comportano all'interno del partito i compagni, i dirigenti e i militanti, attraverso anche il meccanismo del centralismo democratico, cioè dell'orizzontalità appunto del rapporto dialettico all'interno tra i militanti del partito. Noi appunto dobbiamo costruire la pietra fondamentale, diciamo, della futura società. Che dentro il partito si manifesta perché realizza quella cosa che si chiama eguaglianza, certo. Perché l'orizzontale, la visione orizzontale, no? Quindi la dialettica orizzontale che ci deve essere nel partito, prevede un rovesciamento della gerarchia con la costruzione di una piramide rovesciata, cioè che il segretario del Partito Comunista è segretario, come lo intendeva il Machiavelli, cioè il segretario è colui che è al servizio del principe, che appunto scopa, no? Lavora per dare forza alle tesi del principe. Però il principe chi è? È il popolo, il proletariato organizzato, no? Quindi il segretario è colui che è al servizio della massa degli iscritti del partito, non è il leader, come oggi si intende in politica, il leader vuol dire il capo, no? Perché noi non siamo per una società di capi, siamo per una società di uguali, dove diamo mandato alla delega a dei compagni di svolgere certi cari, perché li abbiamo verificati sul campo, no? nell'attività di massa, nel lavoro politico, che hanno delle capacità e gli vengono riconosciute. Quindi è il rovesciamento del criterio meritocratico borghese, no? Che prevede invece la scelta dall'alto, perché dentro il meccanismo della logica che si diceva prima, che è interna al vero partito della borghesia, che è la massoneria, che ha una visione gerarchica dove il gran maestro, capito, dà l'indicazione e gli altri eseguono. Perché Gelli. Esatto, è la logica dei vari Gelli e compagnia. Allora, su questa cosa si può passare benissimo, quindi adesso a far capire, grazie a questo scritto. Allora, questo articolo è stato scritto nel 2006, quindi possono esserci alcuni ruoli che sono cambiati nel tempo rispetto al momento in cui abbiamo scritto. È un articolo che si intitola Trasversali, Bipartisan e con molto più.
Primario obiettivo ed indispensabile presupposto dell'operazione è la costituzione di un club di natura rotariana per l'eterogeneità dei componenti, ove siano rappresentati ai migliori livelli operatori imprenditoriali e finanziari, esponenti delle professioni liberali, pubblici amministratori e magistrati, nonché pochissimi e selezionati uomini politici, che non superi il numero di 30 o 40 unità, tali da costituire un vero e proprio comitato di garanti rispetto ai politici che si assumeranno l'onere dell'attuazione del piano e nei confronti delle forze amiche nazionali e straniere che lo vorranno appoggiare. Importante è stabilire subito un collegamento valido con la massoneria internazionale. Questo testo è l'obiettivo 3 del piano di rinascita democratica della P2, dove si individua appunto l'importanza della costituzione di un club di natura rotariana. Forza Italia. Lo spettacolo delle elezioni presidenziali americane ci ha abituato a vedere candidati circondati da uno stuolo di consulenti che provengono dai più influenti pensatori, i think tank, ma anche lobbisti e spin doctors. Nel luccichio di democrazia che circonda l'evento, descritto con termini guerreschi come scontro o sfida, sfugge che i due candidati appartengono spesso alle stesse organizzazioni. Per esempio, sia Kerry che Bush alla School and Bonds, la potente loggia massonica nata all'interno dell'Università di Yale, ma in molti altri casi di elezioni presidenziali il vincitore e lo sconfitto appartengono al Council on Foreign Relations, il CFR, centro di potere creato nel 1921 dalla famiglia Rockefeller. È stato così per Stevenson ed Eisenhower, per John Fitzgerald Kennedy e Nixon e poi ancora per i candidati non eletti Humphrey e McGovern. L'Italia, come al solito, segue e si adegua. Elezioni presidenziali del 2006. Tra i papabili ci sono Gianni Letta, che piace molto anche alla maggioranza, Giorgio Napolitano e Giulia Amato. Tutti e tre sono membri dell'Aspen Institute. Dopo le elezioni, a Napolitano arrivano i complimenti degli ex presidenti Ciampi e Cossiga, anche loro membri Aspen. Ma cos'è questo istituto che dichiara con la sua attività di favorire lo sviluppo di una leadership illuminata usando come metodo il confronto e il dibattito a porte chiuse? Questi sono dei virgolettati, è proprio un testo ripreso dal sito dell'Aspen. Le origini dell'Aspen sono americane. L'ex cittadina mineraria del Colorado, riqualificata come centro sciistico e culturale per iniziativa di un gruppo di industriali di Chicago, diventa dal 1949 sede di incontri di formazione ad altissimo livello grazie al ruolo di Robert McHutchins, alto dignitario della massoneria britannica, presidente dell'Università Rockefeller di Chicago e del filosofo Mortimer Adler, entrambi nel board della Ford Foundation, storico think tank conservatore. Scopo dell'Aspen Institute for Humanistic Studies è quello di cooptare personalità del mondo politico e industriale per formarle in senso tecnocratico, riuscendo nel contempo a far nascere una rete che connette su scala internazionale le classi dirigenti dei vari paesi. Attualmente ha sede a Washington e filiale a Berlino, aperta nel 1974, in piena guerra fredda, a Lione, a Tokyo, a New Delhi. In Italia l'Aspen è sbarcata nel 1984, alla morte di Berlinguer. Sì, sì. Attualmente ha una sede a Milano e una a Roma, in piazza Santissimi Apostoli 49. Curiosamente, il quartier generale dell'Unione è al 55 della stessa centralissima piazza romana, a pochi passi da Camera, Senato e Quirinale. Sono stati presidenti Aspen Italia Francesco Cossiga, Gianni De Michelis, Giuliano Amato, Carlo Scognamiglio. Attualmente lo presiede Giulio Tremonti, uomo del Nudelberg. Oggi sull'Espresso le condio di Luna Tremonti. Ed Enrico Letta, della Trilateral, è vicepresidente. Sono aspeniani Mario Draghi, Bruno Tabaci dell'UDC. Sì, sì, Bruno Tabaci, lo raccomando. Nell'attuale comitato esecutivo si trovano imprenditori come John Elkann, Cesare Romiti, Francesco Caltagirone, Luigi Avete, mescolati a politici della maggioranza e dell'opposizione, da Tommaso Padoa Schioppa e Romano Prodi a Domenico Siniscalco e Giuliano Urbani. Ben rappresentati anche i giornalisti come Lucia Annunziata, Paolo Mieli e Mario Pirani.
Sì, forse. Accanto ai banchieri Corrado Passera e Cesare Geronzi c'è anche il presidente Mediaset Fedele Confalonieri. Uno spaccato dell'Italia. Uno spaccato dell'Italia a sovranità limitata, in cui il nuovo e il vecchio ministro dell'economia discutono serenamente, come in una grande famiglia allargata, in cui ci si confronta all'interno della stessa ideologia. La trasversalità è una delle regole del think tank. Così Umberto Eco, ormai scomparso, anche lui nel comitato esecutivo Aspen, è allo stesso tempo presidente dell'Aldus Club, circolo molto esclusivo di bibliofili a pochi passi da Mediobanca a Milano, frequentato dal meglio degli opposti estremisti nelle persone di Marcello Dell'Utri, Oliviero Di Liberto, Giulio Andreotti, Gianni Cervetti. Il trilater alla speniano Enrico Letta è l'incarnazione della trasversalità, partecipa a tutti gli eventi dei think tank storici come i seminari Ambrosietti e dirige la AREL, Agenzia di Ricerca e Legislazione, il pensatoio cattolico liberale fondato negli anni 70 da Umberto Agnelli e Mino Andreatta. Sotto la sua direzione l'AREL è attivissima, con il banchiere Alessandro Profumo, anche lui della trilateral, ha dato vita al trimestrale internazionale East. Scusami, ho perso il filo. Al trimestrale internazionale East, Europe and Asia Strategy. Ha prodotto uno studio per conto di Alenia Aeronautica sull'effetto moltiplicatore degli investimenti in ricerca militare. Un progetto AREL è servito all'ex ministro degli esteri Frattini come base per la proposta di riforma del Consiglio di Sicurezza ONU. Ma dato che bisogna tirarli su fin da giovani, Enrico Letta ha anche appena fondato Vedrò, un suo think tank di under 40 che si sono incontrati per la prima volta nell'agosto del 2005 a Dro in Trentino. D'altronde la formazione è fondamentale all'interno dell'Aspen, che ha una sezione Junior Fellows dai 25 ai 39 anni, dalla quale si decade se nel corso di 2 anni il Junior Fellow non ha partecipato alle iniziative Aspen, con una formazione permanente che ormai nessuna scuola di partito effettua più. Naturalmente Aspen edita una rivista, Aspenia, di cui il direttore responsabile è Lucia Annunziata. Per non lasciare... Che viene dal manifesto. Per non lasciare nulla al caso, Aspen è cofondatrice di una scuola, il Collegio di Milano. Inaugurato nel 2003, ha già ottenuto il riconoscimento d'eccellenza del Ministero dell'Istruzione, anche se non dà lauree, ma impartisce uno spirito di cultura unica, una vera e propria scuola quadri, dove le lezioni iniziano alle 18.30 perché gli studenti possano seguire gli studi nelle facoltà di appartenenza. I loghi degli altri soci fondatori del collegio occupano 3 pagine del sito e sono, per citarne solo alcuni, le 7 università di Milano, il Comune, la Regione, la AEMSPA, l'ATM, la Camera di Commercio, l'Asso Lombarda, Mediaset, Pirelli, la Bracco, la RAS e poi l'Unicredito, la Fondazione del Corriere da Sera, insomma il gota del potere in versione meneghina più sponsor internazionali come Microsoft e Hewlett Packard. Luis Quagliata, proveniente dal Massachusetts Institute of Technology, il think tank americano collegato alla Trilateral, dirige il Collegio di Milano fin dalla sua nascita. Alcuni corsi hanno titoli seminari, singolari, come L'arte di distruggere, storia di una bomba, tenuto dal fisico Alfio Lazzaro, ma interessa anche la storia del femminismo con lezioni tenute da Lea Melandri. Nell'epoca del terrorismo globale, definire l'effetto di una bomba arte è frutto di uno spirito un po' macabro, oppure, per dirla con le parole dell'Aspen Institute, vuol dire sviluppare la capacità di anticipare i cambiamenti? Certamente il modo migliore per anticipare i cambiamenti è quello di determinarli. Nei seminari 2006 organizzati da Giovanna Launo e Marta Dassù, ex CESPI, consigliere scientifico della rivista Limes, think tank che a sua volta contiene parecchi aspeniani, sono stati dibattuti la maggioranza dei grandi temi discussi in Parlamento o i cambiamenti in corso in Italia.
dal welfare al sistema pensionistico, alla questione energetica, alla discussione sulla grande coalizione che estromette i soggetti politici che rappresentano gli strati socialmente più deboli, fino alle nuove imprese multimediali, come quelle ipotizzabili dall'accordo Telecom-Murdoch. Il seminario congiunto dal Centro Alti Studi per la Difesa, il Centro Militare di Studi Strategici, l'ASPEN e il Project for the New American Century, dal titolo La sfida della Cina all'Europa e agli Stati Uniti, che si è tenuto a Palazzo Salviati a Roma il 4 marzo 2005, dà la misura della penetrazione dell'ASPEN all'interno degli ambiti istituzionali, nazionali e internazionali. Il PNAC, il Project for the New American Century, è il think tank dei più fanatici estremisti della destra americana, del calibro di Paul Wolfowitz, ora a capo della Banca Mondiale, di Donald Rumsfeld, ministro della difesa USA all'epoca. La dottrina della guerra preventiva, che ha portato all'invasione dell'Iraq, all'Afghanistan e alla preparazione dei piani di attacco all'Iran, è nata all'interno del PNAC e questo organismo, che ricorda la Spectre dei film di 007, non è certamente in linea con i valori della nostra Costituzione in materia di difesa. Come i libri antichi fanno status symbol, allo stesso modo appartenere o gestire un think tank anche in Italia è diventato irrinunciabile per tutti coloro che ambiscono a passare da una posizione di potere ad una di dominio, avvalendosi anche di una più facile gestione fiscale dei finanziamenti e soprattutto aggirando le regole della democrazia sostanziale per trasformarla in democrazia formale. Negli Stati Uniti i think tank sono stati determinanti per l'elezione di Reagan e sono serviti per annullare la cultura democratica degli anni 60. Così la loro esportazione nel mondo e in Italia sta operando quella trasformazione culturale che sposta sempre più a destra i paradigmi politici ed economici, proponendo una commistione tra gli interessi corporativi delle imprese con quelli più generali delle nazioni. Think tank come l'ASPEN funzionano da cinghia di trasmissione tra centri decisionali più potenti e più ristretti, come il Bilderberg, il Council on Foreign Relations e la Trilateral, con strutture a più forte connotazione locale come i circoli Rotary o i Lions e le innumerevoli fondazioni e centri studi che sono nati più recentemente. Questo meccanismo di trasmissione a cascata segna un profondo cambiamento nella politica italiana, con un progressivo annullamento del ruolo dei partiti, della loro capacità di elaborazione e di rappresentare la società. L'influenza dei think tank agisce come un virus all'interno degli organismi dove crea aggregazione e trasforma i partiti in correnti lobbistiche che impongono l'interesse privato come interesse generale. Illuminante la reazione di Tremonti dopo un confronto organizzato dall'ASPEN nell'ottobre 2004 tra imprenditori, banchieri e politici, in cui sono state stabilite le nuove regole per Banca Italia prima della discussione in Parlamento. Tremonti ha dichiarato: i banchieri ormai ci considerano dei soldati che vengono a prendere ordini. Il problema che apre la diffusione di questo genere di organizzazioni non è risolvibile con leggi sulla trasparenza dei finanziamenti, perché gruppi strutturati in questo modo riescono a controllare l'economia, i mezzi di comunicazione, gli apparati istituzionali, fino a determinare quali politici far emergere, impedendo alla maggioranza della popolazione l'esercizio della democrazia. Contro questa strategia bisogna saper contrapporre formazioni politiche capaci di rappresentare concretamente gli interessi degli esclusi, che riportino la rappresentanza e la democrazia come fatto sostanziale. Il lavoro era molto più esteso perché c'erano tutti i nomi degli appartenenti dei vari think tank come sottogruppi, appunto, del Bilderberg, no, della Trilateral. Questo documento dimostra come una classe dirigente si sa organizzare, ecco, si sa guardare i suoi interessi. Appunto, no? Esatto. Allora, strategia nostra? Il problema nostro è che di fronte alla presa d'atto di come sono ben organizzati i nostri avversari, quindi non si può più tergiversare sulla questione della nostra organizzazione. Dobbiamo in tempi rapidi concluirla, perché i pericoli di una egemonia di stampo reazionario sono sotto gli occhi di tutti,
quello che è successo in Ucraina, quello che è successo che sta succedendo in Ungheria, quello che in Polonia, quello che sta succedendo anche nella stessa Catalogna, no? In Spagna, quello che, che è successo in Inghilterra con la Brexit, sono tutti fenomeni di stampo reazionario che tendono ad allineare l'Europa ad un progetto che è all'interno della discussione di quei poteri, che è un discorso che è venuto avanti parecchio tempo fa e di cui noi abbiamo prodotto il documento ufficiale di questa strategia, che va sotto il nome di Eurotopia, cioè all'interno della lotta tra i poteri è successa una cosa, sta venendo meno il ruolo dell'Europa, no? Come elemento cuscinetto tra i blocchi che si erano costruiti con la seconda guerra mondiale. L'Europa era stata costruita come specchietto per le allodole, come si dice in termini, no? Come si dice, usato dai cacciatori, no? Perché se voi vi ricordate come era stata usata Berlino, no? Da parte dell'Occidente come vetrina, no? Dell'Occidente per far vedere ai berlinesi dell'est i grandi vantaggi del sistema capitalistico, ma questo meccanismo che generava, che più ti avvicinavi alla Russia tra virgolette comunista, no? Più i paesi avevano un tenore di vita alto, quindi la Svezia, la Danimarca, la stessa Germania, la stessa Italia. Il problema era che però dovevi impedire che il proletariato europeo diventasse un elemento di contraddizione, no? Che si avvicinasse a un bisogno di comunismo anche all'interno dello scenario europeo. Allora sono confluiti un sacco di capitali sull'Europa, un sacco di aiuti, no? Gli stessi piani Marshall, no? Avevano questo tipo di funzione. Allora, che cosa è successo? Con la caduta del muro è venuto meno questo tipo di ruolo, no? Di cuscinetto, e l'Europa, se continua a innestare un processo di riaggregazione, no? Degli stati europei, e con stati come l'Italia che può essere portatrice di una costituzione molto avanzata, quindi che tende alla costruzione di una società egualitaria e socialista, è chiaro che diventa socialista, no? No, c'è all'interno una progettualità che ti porterà a discutere di questo. C'è la base con una società diversa, sì, io dico autogestita, sì, sì, che c'è il piano sviluppo della persona umana, che significa che un operaio può gestire i mezzi di produzione. L'autogestione fa parte della logica socialista, non è fa parte di quella dialettica. Questo è una linea di tendenza, no? Allora, il problema nostro è che l'Europa, appunto, può diventare un competitore, no, pericoloso per il blocco occidentale. Quindi è funzionale togliercelo di mezzo, secondo le logiche del grande capitale. Infatti il progetto di Eurotopia, che è stato fatto con finanziamento della fondazione Heineken, quella della birra, no? E che ha visto tra gli estensori un certo Parkinson, che era un grosso agente dei servizi segreti britannici, un elaboratore di strategie, e ha messo nero su bianco questo progetto di dividere l'Europa in 75 macro regioni su base etnica, quindi se la parola etnia esatto contrario del manifesto del quinto tempo, sì, esatto contrario, esatto, quindi
Quindi dicevo, la parola etnia mi evoca strane, no? Strani riferimenti di stampo anche razziale. Noi vediamo che in Europa, grazie a questo progetto che è molto vecchio, no? È un progetto che è nato negli anni, a metà degli anni 70, a macinare consensi dentro le classi dirigenti per parecchi decenni, e adesso nella fase, diciamo, italiana ha visto negli anni 90 la Lega proporre la divisione dell'Europa, cioè dell'Italia, in macro regioni, che è stata poi contrastata in parte, diciamo, da un ritorno di fiamma da parte di una sinistra un po', diciamo un po' slabrata, no? Rispetto a come era precedente. Però c'è stata una spinta dal basso per impedire che si andasse verso, diciamo, la destrutturazione, no? Del nostro paese, in linea con quel principio generale che c'era dentro Eurotopia. Allora, il problema è che noi dobbiamo ragionare rispetto alle questioni della creazione del soggetto politico, no? Che deve contrapporsi a queste classi dirigenti, con una capacità che non deve essere solo dentro gli ambiti del nostro paese, perché siamo in una fase reale di globalizzazione. Non si torna indietro dai processi di concentrazione del capitale, è un'impresa, solo i reazionari non possono pensare al ritorno. Sta nelle cose, no? Quindi così dice. Il problema è appunto fare una proposta che permetta all'Europa di unificarsi su dei valori, no? Che non sono quelli del mercato, ma sono quelli appunto della crescita umana, dello sviluppo della personalità, del fatto del benessere diffuso, del fatto della solidarietà. E questa cosa cos'ha di meglio da proporre la sinistra nel nostro paese, non quello della sua costituzione, per come costituzione per tutta l'Europa? E quindi far diventare la battaglia per la l'affermazione. Si sta già parlando, questo aspetto della soluzione valida anche certo, per l'Europa. Certo, questa cosa secondo me non se ne parla, a forza di dire attuazione della costituzione va, certo. A forza di dire allora, se sono persone non molto affidate. Allora questa cosa, certo, questa cosa deve andare in parallelo con una ripresa di uno degli sforzi più grossi che fece il Partito Comunista, che fece una proposta che andava in questa direzione, che era quello dell'eurocomunismo. Cioè l'eurocomunismo comprendeva appunto i valori fondanti della nostra nazione, come l'abbiamo conosciuta dal dopoguerra in poi, come elemento da rilanciare in tutta Europa, perché solo così si poteva evitare i conflitti, si poteva evitare la politica dei blocchi e arrivare a trascinare anche i paesi dell'est su politiche più corrette, più vicine all'idea di socialismo, no? E di comunismo, che purtroppo nella parte occidentale del mondo avevano ben chiari i dirigenti del Partito Comunista Italiano. E difatti, come si dice, la profondità prospettica, no? Che avevano questi dirigenti nel ragionare sulle cose va secondo me ancora oggi recuperata, perché proprio ieri il compagno qui ha letto un pezzo di un'intervista a Berlinguer, no? dell'81, dove siccome c'era Cuturone, dove appunto un'intervista non c'è stati sì ce l'hai. No, perché sono note e rilasciata a Scaffali, Sì, no, questa è un paraturone che era stata rilasciata. Non ce l'hai, mi fa. E appunto nel dibattito che si è sviluppato attorno al libro di Ciacchetti, no? Che parlava del rettore di ottobre, delle sue ricadute anche in Italia, nella nostra Costituzione stessa, sulla Cina, no? E quindi il fatto che tutta una serie di conquiste che loro hanno avuto soprattutto nella fase iniziale, no?
solo erano importanti, e lì si è arrivati a una discussione sull'assetto diciamo sia italiano che europeo, e lui ha letto questo passaggio, no? Che è questo, che è stato certo, tenendo presente il contesto, cioè la forza del PC dell'81, no? Che è molto diversa di quella della forza che ha la sinistra oggi. Quindi, è un'intervista fatta appunto televisiva del 15 dicembre 81, dopo la presa del potere del generale Jaruzelski in Polonia, e qui Turone gli fa una domanda e lui risponde così: noi pensiamo che gli insegnamenti fondamentali che ci ha trasmesso prima di tutto Marx e alcune delle lezioni di Lenin conservino una loro validità, e che sia poi d'altra parte tutto un patrimonio e tutta una parte di questo insegnamento che sono ormai caduti, che devono essere abbandonati con gli sviluppi nuovi che abbiamo dato alla nostra elaborazione, che si concentra su un tema che non era il tema centrale dell'opera di Lenin. Il tema su cui noi ci concentriamo è quello della via al socialismo e dei modi e delle forme della costruzione socialista in società economicamente sviluppate e con tradizioni democratiche, quali sono le società dell'Occidente europeo. È chiaro che l'esplorazione di vie verso il socialismo in questa parte d'Europa e del mondo richiede soluzioni del tutto originali rispetto a quelle che si sono attuate nell'Unione Sovietica e che poi si sono via via attuate negli altri paesi dell'est, sia europeo sia asiatico. Sì. Allora, scusa, posso? Sì. Quando Togliatti sbarcò a Salerno, via italiana socialista.